Vi racconto di Undyne, ragazzi, perché è veramente una cosa clamorosa. E ieri prendo incazzato perché non ci riuscivo ieri sera con voi. Prendo lo Switch, vado di là, Agnese già dormiva. 5 tentativi e la batto. 5 tentativi. Qual è il motivo? Ho elaborato una mia teoria. Uno, perché mi allenavo da tutto il pomeriggio. Due, perché non c'era la pressione della chat e nessuno a guardarmi, quindi ero molto concentrato. Tre, ragazzi, mi sono accorto dell'input lag clamoroso che c'era su OBS. Il problema è Sans, che sicuramente presenterà lo stesso problema. Non so come fare, però vedremo, insomma.
Oh, un attimo! Oddio, oddio, oddio! Oh, tu ma troia! No! Troppo veloce, Sanzi, troppo, Dio Madonna, fermati, fermati! Ora è Godopoli! Ma come cazzo si fa? No! Ma cos'è sta roba? La tua mamma trogola! Puppa i cazzi! Si scherza, Twitch! Poi mi arrapa sta boss fight, porca troia. No, 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 mi dissocio! Non volevo assolutamente perdere il signor Scocchino. Visto anche simpatico, nonostante sia berlusconiano, no, si scherza. Si scherza. E Canale 5 nelle vene dei sedicenni, sì. Negli anni 90 che sono stati, sì, influenzati dal berlusconismo. La tua mamma è puttanona. Ma dai ragazzi, ma che cazzo è? Che casino ragazzi, porca troia. Va bene, andiamo. Ok ragazzi, ci siamo. Speriamo sia una trollata, perché veramente se no non me la sento di rifare tutto da capo. Insomma. Meno male. Una cagata? Sì. Però mi posso muovere. Cioè sembra una cagata. O è una trollata nella trollata. Madonna. Capì. Ma che devo fare? Eh sì, abbastanza, mi sto annoiando. Io mi sto sempre. Io sono qui che con lo stronzolo tra le chiappe, perché veramente ho paura che improvvisamente mi faccia una delle sue sanzate. Ma
Adesso sei arrivato alla fine. Ok. Sta socchiudendo gli occhi, tipo. Cosa muore da solo? Sì, sta socchiudendo gli occhi. Sì, è addormentato. E cosa? Quindi? Sì, ma se tocco qui però lo sveglio. Ah no, no! Bomba, sto spostando il quadratino. Boh. Spostarlo verso di lui. No, ah, sai cosa? Forse devo spostarlo verso il fight. Però non mi va giù. Così posso colpirlo. Credo. Non... Però non si muove. Ah, ora sì, ora sì, Sì, ora vedi, sì, vedi, sì. Sì. ora sì. No! Boh, è proprio il sangue che esce dalla bocca. Non Perché così tanto, scusa? dire che non ti avevo avvertito. Mi puzza. E va da suo fratello ora, praticamente, poverino, che è morto. Boh, tra l'altro non ti fanno vedere che scompare. A differenza degli altri. Boh, appunto. Minchia, che delicatezza. Ma quindi è Scompare off morto o no? screen. Sì, è morto, è morto. Sconfitto Sans, ragazzi. C'è da cassi addosso. Io vabbè, ora provo. Non so se c'è un ultimo boss ancora. Ah, cambia la linea di dialogo. È confortevole come sempre. Invece nella Pacifist dice c'è una bara vuota. No, è una serie di bare, una è vuota, questa qui è vuota, una cosa del genere. No, c'è Asgore, ma io non capisco. Ah, boh, è Flowey. Addirittura, dato che è spaventatissimo da noi, anche Flowey ha avvertito Asgore che saremmo arrivati. Esatto, la frase di Flowey, Audi. Che tipo di mostro sei? Oh! Come non c'è bisogno di combattere? Così dopo tutto sto asino, ho sconfitto Sans e mi offre una tazza di tè. Ah, cioè io non ho fatto nulla, eh? Cioè io non ho toccato pad, ha fatto tutto lui. No, Flowey. Poi, oltre il mio danno anche quello di Flowey. Minchia ragazzi, che tragedia. Boh,
Sì, immaginavo, ecco, lui praticamente ha fatto questo per pararsi il culo, leccarti il culo per non morire. No, vabbè. Oddio. Com'è Dario? Ganso, il primo umano caduto de. Perché sei tornato in vita? Sentiamo. Ok. Ok. Quindi il bimbo che guidiamo, tra virgolette, che a volte fa quello che gli pare, è la sua reincarnazione. Boia, ragazzi. Cioè, Toby Fox praticamente ha deciso di prendere tutti quei numeri, tutte quelle diciture che abbiamo imparato a leggere negli anni, come appunto attacco, difesa, punti di esperienza, eccetera, che abbiamo digerito, abbiamo veramente macinato anno dopo anno nei JRPG o nei giochi di ruolo anche occidentali, e gli ha dato un significato profondissimo. Cioè, una cazzata così grossa per Toby Fox invece diventa uno dei punti salienti del gioco, incredibile. Cioè, punti esperienza, sfondi mostri, livelli, cioè sono tutte cose normali ormai, scontate. No, Toby Fox non è d'accordo con questa concezione. È ora di ribaltarlo. Dario con le virgolette, tra l'altro. Ora parla a me, però. Non c'è rimasto più niente, effettivamente. Minchia. No, non mi puoi far così. Ma lei deve farlo gelo, se la fai tutta, scusa, eh. Non è che ha ammazzato tutti e poi alla Sì, fine. anch'io sono d'accordo. Scusa. Anch'io sono d'accordo. Dai, cancello. Non vorrei mica cancellasse anche il salvataggio, però. Vero, Amore, è finito ormai, cosa devi ho fare? fatto anche la pace. Cioè, Perché anche se ti cancella il salvataggio, ormai è fatto, cosa te ne frega, scusa. cioè, cancellare questo mondo. Perché Erase mi sembra la scelta più scontata. E Ma non quindi è più non. scontato, Mi sembra. È quasi un è trabocchetto, mi sembra. ma non credo ci sia una cosa giusta o sbagliata, cioè, devi decidere e basta, cioè. Va bene, dai, io cancello questo mondo. Però. Vabbè, dai, la cancello, ragazzi. Vabbè. Ha fatto il Ok.
Si sono allargati gli occhi. No! Saremo insieme sempre, sì. Cosa hai fatto? Ti sei ucciso da solo? No, mi ha ucciso lui. Mi Perché? ha ucciso. Mi ha ucciso. E No! poi? Voglio farvi una domanda. Se io ora faccio tasto home e chiudo il gioco, che cazzo succede? Cioè, mi riparte dal salvataggio prima di Asgore? Cioè, veramente, sto gioco ti inizia a fare delle domande continuamente. Ti fa fare delle domande continuamente. Su tutto. Questo lo voglio, lo devo fare? No, sì, boh. Ma questo mi sblocca una linea di dialogo diversa. Non lo so, boh, sgronzix. Madonna, se mi danno fastidio queste cose. Perché mi mette così tante idee in testa? No, cioè io risponderei no, perché se ho capito, cioè io lui mi chiede se, però poi non è una domanda, è un'affermazione. Cioè, praticamente ti sta dicendo che te sei sei oltre quello che hai fatto, oltre le conseguenze, ma io posso dire di sì. Eh no, perché tutto questo asino l'ho fatto io. Sì, cioè, sono al di sopra delle conseguenze. Se rispondere sì non sarebbe sincero, perché sono stato io a volere questa Genocide Run. L'ho fatta io, ho farmato per ucciderli tutti e ho perseguito. Quindi io non sono al di sopra delle conseguenze. Quindi io voto no. Io non sono al di sopra delle conseguenze. Sono stato io, quindi voto no. Ok. Un compromesso, eh. Che cos'è che vuole da me? Che cos'è che possiede l'interesse? Fava, dammelo e porterò questo mondo indietro. Riporterò. Cosa vuole da me? Pisello, Rayquaza Gold Star, Charizard prima edizione. Oddio, che palle, non capisco. Sono curioso di capire cosa vuole, beh. Ah, Madonna, che cosa scoprirò? L'anima è un po' scontata, eh. Tieni l'anima, detto. Addio salvataggio. Ok. Bello però, sono contento. Sono contento di aver portato in fondo tutto ciò. Quali sono i difetti più grossi di Undertale? Allora, innanzitutto, secondo me, dato che comunque non è proprio un JRPG, dai, è un'altra cosa.
gli manca la gestione del menu. Quando sei nelle fasi più concitate dei boss più difficili, il menu non ritorna sempre allo start, ma rimane lì. Tipo, se selezioni item, rimane su item. E quindi questa cosa ti permette, cioè, ti fa fare degli errori. Poi il fatto che non ti puoi teletrasportare in giro, che è una cosa abbastanza scomoda. Sì, c'è il traghettino che ti porta in due punti, però secondo me rimane comunque molto scomodo, dato che comunque è un gioco pieno di easter egg. E poi il fatto che sì, ti viene detto all'inizio che volendo puoi parlare o puoi, insomma, sconfiggere i nemici, però se uno lo fa in blind, rischia di fottersi o di non capire tutte le dinamiche del gioco, perché magari lo porta in fondo, il gioco finisce, è buona. È molto cervellotico ragionare su: ok, ho fatto questa scelta, ma sono in gioco e faccio l'altra, cosa succede? Cioè, ormai nell'epoca di internet, per forza, cioè, bene o male, lo conosci Undertale, e quindi un pochino ti sei informato. Però diciamo che se uno veramente non si vuole informare perché non vuole spoiler di nessuna sorta, eccetera, diventa un po' complesso scoprire tutti i segreti del gioco e fare le run in maniera ottimale per cogliere le sfumature che Toby Fox ha voluto comunicare al giocatore. È tutto basato sull'impegno all'interno del gioco e fuori del gioco, Undertale, ormai l'abbiamo capito, insomma. Però allo stesso tempo sarebbe bello dare hint un po' più chiari ai giocatori per poter. Ci sono, però sono molto interpretabili secondo me. Ma non sono difetti, non li classificherei. Queste cose qui. Cioè, allora, il menu sì, il menu di teletrasporto sì, ma questo non lo classificherei come difetto. E poi che, diciamo, le cose più interessanti te le dicono i boss, o comunque i personaggi principali. PNG sono un po' anonimi, insomma, abbastanza anonimi. Dicono 3-4 cazzate, così troll, ma abbastanza anonimi. Da 1 a 10, per me è un 9 pieno proprio. Assolutamente. Sono contento di averlo completato tutto, diciamo almeno le cose principali, poi tutti gli easter egg magari me lo vado a recuperare. Va bene, dai ragazzi, vado da mia moglie, tipo. Fate a modo, e basta. Vi auguro la buonanotte. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao 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 ciao.